Si svolgerà dal 1 al 22 agosto a Guardia Grele la 51esima mostra dell'artigianato artistico abruzzese. Oggi la conferenza stampa di presentazione. Presidente Gianfranco Marsibiglio, quali le novità? Tante le novità, è una manifestazione, una mostra che viene da lontano, infatti quest'anno celebreremo i 51 anni di attività. Tante novità, la bravura degli artigiani abruzzesi che sarà da corollario a questa edizione della mostra. Il 19esimo concorso biennale di arte orafa Nicola da Guardia Grele, quest'anno dedicato a Gabriele D'Annunzio, perché D'Annunzio amava disegnare i manufatti, i gioielli che dopo regalava alle sue donne, e quindi sarà un piacere venire a Guardia Grele e vedere dei manufatti originali. Proprio uno in particolare che arriva dal Museo del Volo di San Pelagio in provincia di Padova, e quindi avremo modo di vedere quello che D'Annunzio faceva. Al tempo stesso tante altre attività, il progetto Guardia Grele riparte con l'apertura di tutti i musei di Guardia Grele con gli stessi orari, e anche attività laboratoriali, Papa Pero in mostra ad esempio, dove ci sarà un attore, Fabio Di Cocco, che dirà le favole Biancaneve, Cappuccetto Rosso, e i ragazzi realizzeranno il cestino di Vimini, Hansel e Gretel, la casa di Hansel e Gretel ed altre attività. Il concorso di poesia dialettale Modesto della Porta, che giunge alla 34esima edizione, quindi abbiniamo anche il nostro poeta dialettale con il poeta D'Annunzio. Assessore Damario, presente a questa conferenza stampa per annunciare la 51esima edizione della mostra dell'artigianato di Guardia Grele, beh, sicuramente una mostra di eccellenza per la nostra regione. Ma assolutamente sì, il fatto che sia giunta la 51esima edizione lo testimonia. Da sempre il nome di Guardia Grele è accostato all'artigianato di qualità. È evidente che l'artigianato è un settore importante per la nostra regione, e in un mondo globalizzato quando si parla di artigianato, quindi di realizzazione di pezzi unici e ripetibili, è evidente che ha l'attenzione della Regione Abruzzo, tant'è vero che anche l'artigianato artistico avrà un ruolo di rilievo nella vetrina espositiva della Regione Abruzzo a Dubai 2021. E l'attenzione dell'amministrazione comunale è tanta per questa realtà, sindaco di Guardia Grele Donatello Di Prinzio. Sì, noi confermiamo tutto ciò che negli ultimi 50 anni, oggi è il 51esimo anno, l'amministrazione comunale è vicina e supporta le manifestazioni dell'ente mostra dell'artigianato artistico abruzzese, sottolineo abruzzese, perché è un'eccellenza che abbiamo in Abruzzo, e con le sue attività ormai è conosciuta in tutta Italia, anche oltre, per le collaborazioni che svolge quotidianamente. Il Comune partecipa anche a livello economico, partecipa anche in simbiosi, perché tutto ciò che facciamo come amministrazione lo concordiamo anche con gli enti che lavorano e si danno da fare per la città. E questa è un ente, forse la più importante che abbiamo, con la quale consolideremo il rapporto.